Per milioni di persone in tutto il mondo, guardare la televisione è un'attività, o meglio una non attività, del tempo libero. Pensate che un americano medio che abbia 60 anni ne ha passati 15 a fissare lo schermo della TV, e le percentuali sono simili in molti altri paesi. Ciao a tutti. Molta gente trova che guardare la televisione sia rilassante. Se osservate voi stessi attentamente, noterete che più a lungo fissate lo schermo, più la vostra attività mentale si arresta. Potete guardare anche a lungo i talk show, i giochi, le interviste o anche la pubblicità, e la vostra mente non genera quasi nessun pensiero. Non solamente non vi ricordate più dei vostri problemi, ma siete anche temporaneamente liberi da voi stessi. E che cosa potrebbe esserci di più rilassante? Ma guardare la televisione crea forse uno spazio interiore? Vi fa essere presenti con voi stessi? Sfortunatamente no. Anche se la vostra mente può per qualche tempo non generare alcun pensiero, si aggancia all'attività mentale dello spettacolo televisivo. Si è connessa con la versione televisiva della mente collettiva e sta pensando quei pensieri. La vostra mente è inattiva solamente nel senso che non sta producendo dei pensieri, ma sta assorbendo continuamente pensieri e immagini che le vengono dallo schermo proprio televisivo. Questo induce uno stato passivo, simile alla trance, cioè uno stato appena un po' più alto dell'ipnosi. Ok, questo è il motivo per il quale la televisione si presta alla manipolazione della pubblica opinione. Come ben sanno ad esempio i politici, i gruppi che hanno particolari interessi, coloro che fanno la pubblicità, che pagheranno milioni per catturarvi in quello stato di inconsapevolezza ricettiva. Ok? Vogliono che i loro pensieri diventino i vostri e generalmente hanno successo. Quindi quando guardate la televisione, la vostra tendenza è quella di scendere al di sotto e non quella di innalzarvi al di sopra di questo pensiero. Ok? La televisione ha questo in comune con l'alcol e con certe droghe. Se da una parte vi sta offrendo una certa liberazione della mente, dall'altra la pagate cara, pagate con la perdita di coscienza. Come le droghe, anche questa ha una qualità di forte dipendenza. Ok? Allungate la mano per spegnere, invece vi ritrovate a cambiare, a fare zapping, mezz'ora, un'ora dopo siete ancora lì a guardare la televisione, a cambiare canale. Il pulsante è quello per spegnere, l'unico che il vostro dito sembra incapace di premere. State ancora guardando, quasi sempre non perché qualcosa di interessante abbia catturato la vostra attenzione, ma proprio perché non vi è nulla di interessante da guardare. Una volta che siete stati catturati, più il programma è superficiale, più manca di significato e più crea dipendenza. Se fosse interessante, se provocasse pensieri, stimolerebbe la vostra mente a ricominciare a pensare di nuovo, il che sarebbe diciamo uno stato più cosciente e per questo preferibile a una trance indotta dalla TV. E in quel caso la vostra attenzione non sarebbe catturata dalle immagini sullo schermo. Ok, il contenuto del programma, quando ha una certa qualità, può contrastare e qualche volta persino interrompere quell'effetto che la TV ha di annullare la vostra mente. Vi sono programmi che sono stati di grande aiuto a molte persone, hanno cambiato la loro vita in meglio, hanno aperto il loro cuore, li hanno resi più consapevoli. Anche alcune commedie possono, anche senza essere niente di speciale, anche se non intenzionalmente spirituali, mostrare una versione caricaturale dell'umana follia e dell'ego. Ci insegnano a non prendere nulla troppo seriamente, diciamo, ok? E ad affrontare la vita a cuor leggero, e soprattutto ce lo insegnano facendoci ridere. La risata è straordinariamente liberatoria e anche risanatrice. Ma quasi tutte le televisioni sono invece controllate da persone che a loro volta sono controllate dall'ego. E per questo lo scopo segreto è quello di controllarvi mettendovi a dormire, cioè a rendervi inconsapevoli. Nel mezzo televisivo vi è un incredibile e ancora inesplorato potenziale. Voi evitate di guardare comunque programmi e pubblicità che vi bombardano con una rapida successione di immagini che cambiano
ogni 2 o 3 secondi o ancora meno, ok? Guardare televisione e soprattutto guardare questi programmi è la scusa della diminuzione di capacità di attenzione e delle disfunzioni mentali che ora colpiscono molti bambini in tutto il mondo. Una capacità di attenzione limitata nel tempo rende tutte le vostre percezioni e tutte le vostre relazioni superficiali e insoddisfacenti. Stare davanti alla televisione troppo spesso e troppo a lungo vi rende non solo inconsapevoli, ma porta anche alla passività e vi toglie energia. Invece di guardarla a caso, scegliete il programma che volete vedere e mentre la guardate, quando ve ne ricordate, portate l'attenzione sulla vitalità all'interno del vostro corpo, oppure di tanto in tanto, portate l'attenzione sul vostro respiro. A intervalli regolari distogliete gli occhi dallo schermo, così che non prenda anche il possesso del vostro senso visivo. Ok? Non tenete il volume neanche troppo alto, più di quanto sia necessario, perché la televisione comunque non si deve sovrapporre a voi proprio a livello uditivo. Premete il tasto muto, possibilmente durante la pubblicità, e cercate di non andare a dormire non appena la spegnete. O peggio ancora di addormentarvi mentre è ancora accesa. Ok? Questo testo è tratto dal libro Un mondo nuovo di Hector Torre. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!